campanella non aveva ancora suonato, ci ha pensato Zarathustra a creare il silenzio, però la campanella è la caratteristica irrinunciabile di Mangia come scrivi, ci accompagna sempre dal primo fortunato giorno. La sera da scrittori emiliani vide come primo protagonista Andrea Villani, insieme a lui altri due scrittori e un artista, Marco Del Preo, Maggio Bergamo, che è rimasto negli anni amico di Mangia come scrivi, e Paul Testi come artista. La seconda serata di Mangia come scrivi si chiamava Tutti i sapori del giallo e vide tra i protagonisti Valerio Varesi, che è un habitué, è diventato negli anni un habitué, torna spesso. Ieri sera protagonista Cantù della Notte dei commissari e degli investigatori 2015, e ha girato tutti i locali di Mangia come scrivi d'Italia, è stato a Montechiaruculo e al Cignonero, è stato a Parma alle Treville, è stato a Capina a Parma, è stato al Garibaldi di Cantù e oggi, per la prima volta, approda ai 12 monaci di Fontevivo per il 100° Mangia come scrivi. Ora, questa batteria non è una batteria dimezzata, Guido Conti aveva davvero un impegno irrinunciabile, è una batteria di big, ma sono tre batterie di big, solo che il loro sarà un duetto sostanzialmente, non sarà un gioco a tre, diciamo così, insomma giochiamo adesso con un po' di... volevo però che per primo, cioè nel primo gruppo, ci fosse l'amico Davide Barilli, perché non so se l'avete notato prima in piedi, a questo tavolo è quello che è più alto e ha le spalle più larghe, e sarebbe stato perfetto per placcare Guido Conti, che solitamente deborda e non rimane nei tre minuti. Con voi non ci saranno problemi, Guido non c'è. Ora Valerio Varesi presenta A Mangia come scrivi, poi davvero parlate voi. A Mangia come scrivi si parla di cibo, si gusta il cibo, si beve buon vino grazie a Claudio Ricci, e vengono offerti a noi spettatori, pubblico, degli assaggi gustosi di libri. Ora Valerio Varesi presenta il lavoro di Davide Barilli. I libri sono qui, davvero è l'ultimo dettaglio, so che sono tanti perché poi in serate così ricche gli elementi da ricordare sono numerosi. Questi libri, lo cito ora così mi libero da una incombenza, questi libri sono forniti dal nostro amico Roberto Campanini, Mr. Rubik. Alle volte mi chiedono ma esiste, è lui, è Mr. Rubik, Roberto Campanini, vende i libri, è felicissimo di venderli. E loro saranno altrettanto, credo, felici e desiderosi di dedicarveli. Ora davvero, il microfono è acceso, Valerio si può alzare, Valerio Varesi presenta Davide Barilli, grazie. Buonasera a tutti, intanto siccome è il 100° Mangia come scrivi, credo anche per essere stato un po' un veterano di questa iniziativa e credo a nome anche degli altri autori, vorrei ringraziare Gianluigi Negri che ha creato questa iniziativa e ha meritato di fondere scrittura. Mi tocca di presentare Davide con molto piacere, peraltro sono quasi in imbarazzo perché con Davide ci conosciamo da oltre 30 anni, parliamo molto di libri, parliamo molto di quello che scriviamo, di quello che facciamo. E Davide ultimamente mi sorprende, no? Ma fino a un certo punto in realtà, cioè io l'ho conosciuto che era, a parte appartenere a una famiglia insomma che era molto radicata a Parma, di artisti eccetera, con una casa che forse insomma è un punto di riferimento della Parma artistica, ma l'ho conosciuto come uno scrittore fortemente radicato sua città, no? I primi racconti, la fascia del turco, poltrona per acqua, addirittura poltrona per acqua, non si spostava neanche da casa sua, cioè dalla finestra guarda questo torrente che lui ha saputo ricreare e reinventare in un alone quasi mitico. Il libro di cui invece parliamo questa sera fa parte di un altro periodo di Davide, che però, ripeto, non mi stupisce perché, intanto dico questo libro, La nascita del CE, è stato finalista al premio Chiara, quindi un premio molto importante dove ha partecipato con lui, c'era Gianni Celati, tanto per fare un esempio di chi erano in Lizza. Fa parte, dicevo, della seconda parte di quest'ultima vita artistica di Davide, perché parla di Cuba. Ormai Davide è, come dire, forse lo scrittore italiano che ha più rapporti con Cuba e ovviamente rapporti scambievoli, e forse conosce meglio l'isola, la conosce dal di dentro. Lui non ci va mai come giornalista, lui lavora come giornalista, però non va lì come giornalista, ma e non va neanche come turista, quindi insomma conosce la Cuba reale e ne ha fatto uno scenario mirabile di questi ultimi suoi scritti.
E credo che questo, la nascita del CE, che è composto da 5 racconti, sia un po' una summa di quello che della sua scrittura e della sua dedizione per Cuba. È una Cuba, ecco, Davide mi sembra un po', e lui credo che ami anche paragonarsi, fa questo, un Vittorio Bottego della letteratura, no? Che si va a cercare, dopo aver a lungo sondato il mondo, diciamo, vicino a sé, e altri mondi, e li racconta. E di questa Cuba ci restituisce un ritratto un po' immaginario, ma anche, secondo me, forse per questo più vero. Cioè, di un mondo che è sull'orlo, in bilico sull'orlo del disastro, un mondo retro, come se noi ci ficcassimo dentro la macchina del tempo e ritornassimo indietro di 50 anni. Una Cuba che, pur essendo quasi marcescente, quasi insomma sul punto di implodere, è però ancora vitale, no? Quasi come una muffa, che è vero che è testimonia del marciume, ma in realtà è vitalissima, è piena di risorse, di vita, e riemerge. E di tutti questi racconti, quello che vi consiglio di leggere tutti, ma quello che mi ha colpito di più e che rivela un po' l'essenza anche della narrativa di Davide è quello dedicato, che ha per protagonista questo Gino Donè, che nessuno sa chi è, però insomma è un personaggio straordinario, e veramente io lo invidio, perché l'avrei voluto io questo personaggio fra le mani, no? È un ex partigiano veneto, che è l'unico italiano che partecipa a quella spedizione su il Gramna, correggimi se sbaglio, è quel peschereccio, imbarcazione, che dove c'erano Raul e Fidel Castro, Che Guevara, che parte per la rivoluzione, a lanciare la rivoluzione nella Cuba dell'epoca. E questo Gino Donè è un personaggio straordinario, perché per 20 anni, dopo salva il CE da una febbre disastrosa, insomma partecipa alla rivoluzione, ma quando è il momento di partecipare realmente al potere, lui se ne va, scompare per 20 anni, lo ritrovano a Miami, e poi non racconta niente di sé, ecco. Quindi in questo Davide mette a frutto quella che è la sua poetica, cioè raccontare attraverso la memoria sia i fatti, a volte immaginati, ma anche soprattutto il vuoto. Cioè Davide è un grande poeta del vuoto, della memoria che annaspa e che non trova, e dell'impossibilità anche del racconto per certe cose. In qui è un po' borghesiano, anzi forse molto borghesiano. In questo annaspare, però un annaspare straordinariamente efficace, straordinariamente bella. La sua prosa è una bella prosa. Davide è un cesellatore della lingua, un ebanista della lingua in qualche modo. E a questo pro io, visto che soprattutto sono i testi che devono parlare più che gli improvvidi recensori come potrei essere io, vi leggo una prima pagina della Nascita del CE. Mi tolgo gli occhiali, di solito li pongo. No, so che tu è il tuo mestiere, ma insomma. Ormai sono un uomo senza futuro e senza denti. Un tempo, prima di diventare quello che sono oggi, mi bastava sorridere per illuminare gli occhi delle donne. Mi chiamavano il mango. Come dire, è il frutto più gustoso e dolce che esiste in quest'isola. Vengo dalla penisola di Zapata, una terra nobile che non mi appartiene più. Come non mi appartiene la giovinezza che ho perso nelle strade, nelle battaglie, al fianco di chi oggi faticherebbe a riconoscermi. La mia vita è volata via. Non ho niente ormai, neppure il mio orologio. L'ho venduto a Canel, l'orologiaio di Callemonte. È un Cuervo y Sobrinos, un pezzo d'epoca, tondo come una cipolla, con un tintinnio che è goccia d'oro. È stato costruito dagli svizzeri di Zurigo, questo capolavoro, e marchiato qui sull'isola. Apparteneva a mio padre, pace all'anima sua. Prima di morire me lo mise in tasca e da quel giorno non me lo sono più staccato. Avete visto? Okay, sentite. Grazie.
La nascita del CE, Davide Barilli, l'ultimo suo libro che è una raccolta di 5 racconti. Ora Davide, ti prego di alzarti gentilmente. Nel frattempo io sono andato a controllare la cottura del riso, abbiamo dei tempi. Ho detto in apertura nel dizionario di Mangia come scrivi, le parole amore e passione. Quanto amore, quanta passione nella presentazione di Valerio Varesi, difficile poi da contenere nei 3 minuti. Ora Davide farà il miracolo, presenterà Valerio Varesi in 5 minuti. È una missione impossibile, lo so, però ti ho chiamato perché tu sei abile, conosci il dono, sai maneggiare, bisogna accendere il microfono, hai il dono della sintesi, sai maneggiare perfettamente il microfono, bene, sei adulto, sei uno scrittore, no. Cioè un bottoncino. C'è un bottoncino. La 50 probabilità sul momento, se okay. Sbaglia di fare. Ok, allora, commissario Solieri, Valerio Varesi, l'ultimo libro abbiamo citato... La nascita del CE di Davide, a Radio Editore, l'ultimo libro di Valerio si intitola Il commissario Sonieri e la strategia della lucertola e il 12° Sonieri fra Sonieri. Posso dire ancora una cosa, 3 secondi, ti darò poi una deroga. Davide Barilli, protagonista di 3 serate, non le elenco tutte, però una serata me l'ha ricordata Andrea Gagnaffini, il narratore, il poeta, il critico e il pittore. Fu la prima serata alla quale invitammo Davide Barilli, insieme a lui c'erano il compianto Tiziano Marcheselli come pittore, Emilio Zucchi come poeta naturalmente e Filiberto Molossi come critico. Un altro dei momenti di alto livello di Mangia come scrivi. E poi la sua Cuba e tante altre serate. Grazie Davide, ascoltiamo la tua presentazione di Valerio Varesi. Buonasera a tutti. Allora, anch'io devo iniziare questo breve intervento parlando dell'uomo Varesi. Io penso che dietro allo scrittore Valerio Varesi sia soprattutto l'uomo e il giornalista Valerio Varesi. Sapete benissimo che il lavoro di giornalista e quello di scrittore sono due lavori complementari ma anche molto distanti. Sono come due parallele che non si incontrano mai, però si avvicinano molto spesso. Nel caso di Valerio Varesi queste due parallele, secondo me sì, arrivano al punto di frizione, cioè creano la scintilla dell'illuminazione, la scintilla della creatività. Perché credo che Valerio Varesi rappresenti nel panorama, diciamo, dei cosiddetti scrittori di genere italiani un'eccezione, una sorta di figura a sé stante, si è creata una propria identità che è anche stata riconosciuta sia dalla critica sia dagli altri letterati. Valerio Varesi scrive di... non sono i gialli quelli di Valerio Varesi, sono dei veri e propri racconti di una società come la nostra contemporanea allo sbando. Le figure che mette sul campo Valerio sono delle figure, come possiamo dire, degli archetipi letterari, no? Il commissario Sonieri non è altro in realtà che la figura, il deus ex machina di tutta l'operazione di un'umanità vinta dalla corruzione, dal male, se vogliamo, no? Il male camusiano, di radice antica, di letteratura classica. Però è un deus ex machina che fatica ad avere una rivoltella armata, cioè una rivoltella con i proiettili in canna, un commissario che a volte si sente fragile, si sente in difficoltà di fronte alle inchieste che deve affrontare. E quindi in questa sua debolezza, secondo me, consiste la sua forza, la sua reale forza di figura letteraria, altrimenti il rischio sarebbe stato quello di creare un commissario come tanti. Io non amo molto la letteratura gialla, devo dire la verità, la leggo pochissimo perché mi sembra una letteratura molto spesso inflazionata da figure retoriche, da figure scontate, fatte un po' con lo stampino. Nel caso di Varesi non è così, perché appunto il suo commissario, il suo protagonista in realtà è un vinto da un certo punto di vista, nonostante cerchi di risolvere le inchieste che deve affrontare. E soprattutto c'è nella letteratura di Valerio Varesi un'altra faccia, un'altra medaglia, che in realtà poi è la stessa. Leggendo libri come La Sentenza o Il Rivoluzionario, ad esempio, non troviamo nessuna figura di... non esiste il commissario Sonieri, ma la traccia, l'impianto narrativo, lo spessore, la pasta del libro, secondo me è la medesima. C'è una fortissima componente di analisi sociale
un'analisi sociale che riguarda l'Italia degli ultimi 50 anni, che continuerà probabilmente anche nel prossimo libro che sarà il seguito del Rivoluzionario, in cui con caparbietà, con una sorta anche di sfida alla realtà, se vogliamo, Valerio continua questa sua battaglia etica, una battaglia morale, una battaglia molto forte, che credo non abbia molti nella letteratura italiana contemporanea di oggi non ci sono molti autori che lavorano su questo tipo di territorio, che è un territorio anche, se vogliamo, complesso, difficile. Un libro come Rivoluzionario, secondo me, non ha ricevuto la stessa attenzione che avrebbe meritato, insomma, perché è un libro importante. Io l'ho presentato, credo, un paio di volte, e ho detto durante questa presentazione ufficiale che ritengo Il Rivoluzionario un libro che andrebbe adottato nelle scuole per i ragazzi, perché ti racconta la storia italiana degli ultimi 50 anni in un modo non scolastico, cioè in un modo narrativamente attraente, in un modo in cui appunto si può ciò che la letteratura, la storiografia non è in grado di fare, la letteratura invece riesce a fare. Ok, questo è il Valerio storico. Tu hai preparato un brano da leggere, Davide, sì, perché vabbè, non c'è solo Soneri, hai giustamente ricordato che Valerio è uno scrittore, ovviamente a 360 gradi, La sentenza Rivoluzionario è il terzo libro in arrivo che completerà poi questa sua immersione, full immersion nella storia recente d'Italia. E ora invece cosa leggi? Non leggi Rivoluzionario, ma leggi, immagino, l'ultimo. Il commissario Soneri e la strategia del lucertolo, che l'ultimo libro è un libro importante, un libro che ha avuto un'ottima accoglienza. È un libro che parla di Parma, parla della nostra realtà degli ultimi anni, quindi un libro complicato, interessante. È un libro fatto di dialoghi molto, quindi io... Ne gustiamo una pagina. Brevemente, ero davvero solo. Nella Parma che ardeva di fiamme improvvise e si reggeva su menzogne condivise da troppi cortigiani. Soneri si sentiva straniero, era tardi per passare dal ceste ed immergersi in quel bagno depurativo che era parlare in dialetto come se fosse la lingua di un'altra città possibile. Allora tirò dritto e girovagò senza meta tra i borghi deserti dove il freddo e la paura della sommossa avevano innescato il coprifuoco. Come spesso gli accadeva, era in quei momenti di silenzio e mobilità tra quelle case ridotte ad amorevole fondale che ritrovava il rapporto con la grazia pallida di Parma, con le sue ombre misteriose e pudiche. Il riso è pronto e adesso lo mangeremo. Grazie. Il riso non arriva da Cuba stavolta, non arriva, è italiano, ok? Allora, dizionario di Mangia come scrivi. Dopo i sostantivi, amore, passione, un aggettivo, popolare, Mangia come scrivi e pop. Non è la rassegna dei potenti, è la rassegna in cui ci ritroviamo tutti sullo stesso piano. Non ci sono, signori, un attimo solo, scusate. Autori, è meglio. Però, diciamo, vi siete persi sul dizionario. Non è la rassegna dei potenti, è pop, è popolare. Non ci sono barriere, non ci sono filtri tra voi e il pubblico. Siamo tutti sullo stesso piano. E anche la filosofia mangia cinema. E, per dirla con le parole di Patti Smith, la rassegna è la quale... La gente, noi, il pubblico, abbiamo il potere.